Bentornati ad una nuova edizione di Golfo News. Andiamo a vedere le principali notizie. Formia, arrestato un uomo di 65 anni del luogo per il reato di rapina ed ancora intimidazioni a Dirocco e a Valerio. E poi a Minturno, riassunti i lavoratori impiegati nella pulizia delle scuole, ancora scauri, ritrovata carcassa di tartaruga caretta caretta. E poi a Cello, le centrali nucleari del Garigliano. E poi ci occuperemo infine dello sport con la pallavolo e il basket del Golfo. Partiamo come sempre dalla cronaca, dove a Formia è stato arrestato un uomo di 65 anni del luogo per il reato di rapina. Il 6 febbraio 2014, alle ore 20:55, a Formia, i carabinieri del locale comando stazione, unitamente al personale del nucleo operativo e radiomobile, hanno tratto in arresto un uomo di 65 anni del luogo, nulla facente per il reato di rapina. L'uomo all'interno dell'attività commerciale Brico Io del centro commerciale Itaca di Formia, dopo aver trafugato merce varie, è stato avvicinato dal personale addetto alla vigilanza, insospettito dal suo strano atteggiamento. L'uomo, pur di evitare i controlli, li ha spintonati violentemente, allontanandosi dall'esercizio commerciale a bordo della sua autovettura. Le immediate ricerche hanno permesso agli uomini dell'arma di bloccarlo e trarlo in arresto in breve tempo. L'autorità giudiziaria procedente ha disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari. E restiamo sempre a Formia, occupiamoci delle intimidazioni a Dirocco e a Valerio. Ad appesantire ed avvelenare ulteriormente il clima politico della città di Formia hanno contribuito negli ultimi giorni gli episodi intimidatori che hanno colpito gli esponenti della minoranza consiliare Antonio Dirocco dell'UDC e l'indipendente Giovanni Valerio. Sono ancora in atto le indagini dei carabinieri sul danneggiamento con un punteruolo all'automobile di Dirocco, parcheggiata nel piazzale del condominio in cui abita, nei pressi di Piazza Risorgimento, e le minacce proferite a Giovanni Valerio in via Rubino, atti avvenuti entrambi nella serata di martedì. Mentre i militari del capitano Giovanni Denuzzo continuano le loro indagini, arrivano i messaggi di solidarietà da parte del mondo politico, in particolar modo di Gerardo Stefanelli per Antonio Dirocco. In merito all'episodio che ha visto protagonista il consigliere Dirocco, al quale mi lega una sincera amicizia, esprimo tutta la mia solidarietà per il vile atto di intimidazione subito, nella condizione che sia opera di balordi che non hanno alcun altro modo di confrontarsi se non con atti intimidatori anonimi. Ed ancora, il segretario provinciale dell'UDC, Michele Forte: quanto avvenuto al consigliere di Rocco è gravissimo perché è una chiara sfida al principio di legalità, intimidazione. Questi episodi criminali, considerato anche quanto avvenuto al consigliere Valerio, al quale dimostro la mia solidarietà, sono un'emergenza da affrontare con il massimo impegno e con totale fermezza. In città si respira un clima pesante che non mi piace affatto. L'augurio è che presto possano trovarsi colpevoli di questi atti disdicevoli. Ed ancora, il messaggio del gruppo comunale dell'UDC di Formia: esprimiamo grande solidarietà all'attentato subito dal collega e amico Antonio Dirocco, una ferma condanna a questa azione che denuncia una situazione di pericolo in cui versa il nostro territorio, sotto sacco della delinquenza organizzata che per di più non pare preoccuparsi delle conseguenze agendo in zone e in modi anche rischiosi. Ci auguriamo che le indagini in corso possano trovare presto i colpevoli, speriamo che l'episodio resti isolato. In ogni caso, urgono costanti ed adeguati controlli a tutti i livelli, partendo anche dalla nostra responsabilità di amministratori, affinché la cittadinanza di Formia possa vivere serenamente. Anche al collega Valerio va tutto il nostro sostegno. E passiamo ora a parlare di Minturno, dove sono stati riassunti i lavoratori impiegati nella pulizia delle scuole. La scuola di Minturno ha siglato l'accordo della convenzione che riguarda il servizio di pulizia delle scuole, e cosa che ci rende più felici, i lavoratori impiegati in tale mansione sono stati riassunti. Questo grazie al tenace braccio di ferro messo in essere dalla Iulticus sede di Latina, il segretario Gianfranco Cartisano, che si dice soddisfatto di questa prima vittoria, che, forte di questo risultato, combatterà con massimo vigore anche le lotte scaturite per la mancata riassunzione degli altri lavoratori delle altre scuole interessate dalla grave situazione in cui si sono trovati dopo una più che ventennale opera di preservazione negli ambienti scolastici, in cui deve vigere la massima
salubrità, visto che gli ambienti sono frequentati in gran parte da bambini. E restiamo ancora a Scauri, dove è stata ritrovata una carcassa di tartaruga caretta a caretta, ma vediamo i dettagli nel servizio di Andrea Conte. Nella mattinata di venerdì 7 febbraio, una carcassa di tartaruga marina, probabilmente del tipo caretta caretta, è stata ritrovata da alcuni passanti sulla spiaggia del litorale scaurese, nei pressi di Monte d'Argento. L'esemplare sicuramente è stato spinto sull'arena a causa del maltempo di questi ultimi giorni. Torniamo in studio e occupiamoci di Cellule, della centrale nucleare del Garigliano. A Cellule c'è stata una riunione interlocutoria, quella che si è svolta nella sera di giovedì al comune di Cellule tra i membri della commissione straordinaria creata ad hoc. C'è stato un rapido confronto tra i rappresentanti dell'amministrazione comunale e quelli delle associazioni del territorio ed è stato stabilito di aggiornarsi alla giornata di lunedì, quando è previsto un nuovo incontro sempre nella sala consiliare per le ore 20, nel corso del quale si decideranno le strategie da intraprendere per cercare di ricevere risposte chiare ed immediate da parte degli ingegneri della Sogin. Il presidente del Consiglio Comunale, Augusto Verrico, che è particolarmente interessato a questi lavori della centrale nucleare, ha riferito che non si può continuare a perdere tempo e a restare all'oscuro di tutto. Tra l'altro, anche alla luce delle trivellazioni effettuate nel sottosuolo antistante il sito di Maiano qualche settimana fa. Scopo dell'incontro sarà dunque quello di fare il punto della situazione sui lavori di smantellamento per chiedere poi un incontro urgente agli ingegneri della Sogin, la società incaricata dal governo di attuare lo smantellamento della centrale nucleare. E passiamo ora allo sport, occupiamoci della pallavolo del golfo nel servizio di Luca Masiello, tutti i dettagli. Giornata molto interessante sia in campo femminile che in campo maschile per la pallavolo, con Minturno e Gaeta impegnate al cospetto di avversari sulla carta direttamente diverse in termini di difficoltà. A Pallaborelli inizia il girone di ritorno di una stagione di B2, fin qui relativamente tranquilla per le ragazze minturnesi. Si inizia dall'attuale quarta forza del campionato, quell'Ostia che all'andata, esordio assoluto del Minturno in B2, aveva dato non pochi problemi alle rossoblù, fino ad essere definita da Mister Ciufo la partita peggiore delle sue ragazze fin qui. Ma Minturno si è saputo rialzare, conquistando punti importanti e ora è pronto ad affrontare nuovamente l'Ostia, che gioca ininterrottamente da 8 partite. Le padrone di casa vengono dal turno di riposo di 2 giornate dopo aver chiuso il girone di andata, battendo in rimonta in casa l'Osticola Dispoli, uno dei tanti scontri diretti da non sbagliare. In Serie D maschile, tra Pallavolo Velletri e Casa Vinicola Ciccariello Gaeta, sulla carta non dovrebbe esserci assolutamente partita. La classifica del girone di andata dice Velletri a 1 punto, ultima posizione, peggiore attacco e peggior quoziente 7 punti. Gaeta invece è al sesto posto a quota 24 punti, a meno 11 dalla vetta, ma a soli 6 punti dalla seconda piazza. Finora per Gaeta, lontano dalle mura amiche, sono arrivate 2 vittorie e 4 sconfitte. L'occasione per iniziare a riequilibrare il bilancio è di quelle da non sbagliare. Si può viaggiare ancora ad alti livelli a patto di battere il fanalino Velletri. Torniamo in studio e parliamo ancora di sport, questa volta del basket, e vediamo i dettagli nel servizio di Luca Masiello. Tutto pronto sui parquet di C2 per la quarta di ritorno del campionato di basket. Partita insidiosissima da affrontare con il dovuto atteggiamento da parte dei ragazzi di Cocci Rocco, quella tra Formia e Basket Frascati. Vincere vorrebbe dire portarsi a più 2 su una formazione che ha gli stessi punti, nonostante una partita in meno disputata. All'andata fu un match senza storia, con l'affermazione frascatana per 80-66, al termine dei 40 minuti, affrontati con troppo timore dai formiani. Dovrebbe essere tra l'altro l'ultima senza il capitano e lo Scotto, che si fece male proprio all'andata e ora sembra davvero pronto a rientrare dopo un lungo calvario. Una sfida che vuol dire tantissimo in chiave post-season attende la Serapo Gaeta sul campo del Tevere Basket, che in caso di vittoria scaverebbe un solco pesante con l'ottavo posto in classifica. Tevere arriva da 2 affermazioni che l'hanno rilanciata, Gaeta invece ha appena riscattato il KO di Formia con un irriducibile Samma che si è resa solo all'overtime. Capitolo a parte il derby tra Basket Scauri e Fabiani Formia, da classificarsi il più alto in quota tra quelli finora disputati in campionato. Si affrontano la prima imbattuta e l'attuale terza, la Fabiani.
Per i ragazzi ospiti della prova del fuoco, il sogno è ovviamente essere i primi a battere i delfini, l'obiettivo più realistico invece è di uscire con un'ottima prestazione dal Palaborrelli per aumentare la già grande fiducia nei propri mezzi. All'andata fu partita tiratissima che vide la Fabiani a galla e spesso in avanti per 37 minuti. Per i ragazzi addessi forse l'ultimo impegno ha iniziato ad evidenziare qualche calo di concentrazione e qualche leggerissima incrinatura nella macchina finora più stellare messa a disposizione del coach. Ritorniamo in studio, anche per questa edizione non ci sono altre notizie, l'appuntamento è sempre su Telegolfo con Golfo News.